Come sta la Yentl impazzita? La risonanza non mostra coaguli e la risonanza funzionale è negativa. Va a toccarle la flebo. Che ha che non va? Niente, ma come molte delle procedure a cui sottoponiamo i pazienti, fa male. Quindi, se le piacesse, qui lo vedremmo. Per questo ha voluto la risonanza funzionale. Ha mostrato che non aveva un coagulo, che è rilevante per la diagnosi. E può mostrarci se è diventata masochista, anche questo rilevante per la diagnosi. E sarà fichissimo. O mi spieghi quale parte della mia analisi non è logica, oppure vai a farlo. Non è fichissimo. Mi scusi. Santo cielo, guarda il sistema limbico. I centri del piacere le si illuminano come un candelabro di Hanukkah. Foreman ha il tocco di un elefante. Ok, basta così. Sì, è stato impressionante. Rose, si sente bene? Oh, stavo pregando. Durante tutto l'esame? No, quando il dottor Foreman mi ha chiesto scusa, ho capito che stava per farmi male. Stava pregando. Potrebbe spiegare l'attività cerebrale. Pressione e battito cardiaco in calo. Sta collassando. Si stabilizza. Alzatela. Super bene. In piedi. Fateglielo fare di nuovo.